Ciao e benvenuti in un nuovo video dove vi vado a mostrare come pulire i bracciali Pandora, e io ne ho ben tre e vi ricordo che i Pandora sono in argento 925 con del banalissimo detersivo per i piatti, economico, efficace, economico perché tutti abbiamo in casa del sapone per i piatti. Io in questo caso ho dello svelto, ma va benissimo qualsiasi tipo di sapone per i piatti cambiate, che sia tradizionale, biologico, ecologico, comunque sapone per i piatti, quindi detersivo per i piatti, uno spazzolino da denti, una ciotolina vuota, della banalissima acqua fredda, mi raccomando deve essere fredda per pulire l'argento, e un panno. Vedete che è facilissimo, veramente economico, perché appunto è un prodotto che tutti abbiamo in casa, non è assolutamente aggressivo sull'argento, perché non è aggressivo sui piatti, non è aggressivo sulle nostre mani, quindi è un prodotto che va veramente bene, va a lucidare l'argento, a togliergli tutta quella patina nera e veramente a pulirlo. Quindi adesso partiamo subito e vi faccio vedere come si fa. Allora, eccoci qua. Allora, ho preso la mia ciotolina e ho messo sotto un canovaccio in modo che non vado poi a bagnare il tavolo, diciamo, una volta che tirerò fuori i bracciali. Prendo i miei bracciali, in questo caso ho questo rigido e due così, il tradizionale Pandora. E volevo farvi vedere che di questo rigido vado semplicemente a rimuovere questo qua perché non vorrei ci finisca internamente l'acqua, e questo poi lo vado a pulire semplicemente da solo senza immergerlo. Quindi apro un attimo il mio Pandora, che mi sono già aiutata ad aprirlo per non spaccarmi le unghie prima. Rimuovo questo, quindi mi raccomando rimuoveteli sempre, consiglio anche della commessa per evitare che l'acqua finisca nei bracciali, stessa cosa quando fate la doccia o andate al mare o in piscina. Richiudo il mio bracciale, ok, e adesso cosa faccio? Li metto tutti e tre nella ciotolina e vado a mettere la mia acqua fredda. Li immergo finché, insomma, non vedo che sono completamente sommersi dall'acqua, come in questo caso non ne serve tanta, quindi basta che i bracciali siano immersi. Prendo il mio sapone per i piatti e ne metto veramente una puntina, guardate. Ecco qua, basta. Chiudo e tolgo il mio sapone per i piatti. Adesso con lo stesso spazzolino che andrò a utilizzare vado a fare questo movimento in modo che tutto il sapone si sposti e quindi possa poi, diciamo, agire bene su tutti e tre i bracciali, e li lascio in immersione per circa 5 minuti. Passati 5 minuti passiamo alla pulizia vera e propria. Allora, sono passati 5 minuti, prima di andarli a pulire volevo farvi vedere, vedete ho zoomato bene, sul fondo tutti quei puntini neri, i depositi di sporco del bracciale che appunto si sono andati a depositare sul fondo togliendosi dai vari bracciali, quindi guardate già così quanto è efficace, ecco vedete tutti questi puntini neri, questo è tutto lo sporco che era presente sui miei bracciali. Ecco, avete visto, veramente lo sporco era presente. Tenete conto che ci sono situazioni in cui c'è molto più sporco. Io questa operazione sui miei Pandora la faccio circa una volta ogni 2 mesi, quindi appunto ogni paio di mesi barra tre a seconda, e quindi insomma non avranno mai quello sporco che si vede in alcuni video, che veramente fa paura, anche perché comunque voglio dire ci tengo, quindi mi piace tenerli bene. E dopodiché cominciamo la pulizia. Cominciamo dal primo bracciale che vado semplicemente a prendere e a spazzolare con uno spazzolino da denti che potete avere vecchio in casa, che quindi non utilizzate più per i denti, ma andando magari ancora bene lo lavate, lo disinfettate, potete utilizzarlo appunto per le cose di casa, altrimenti come in questo caso è uno spazzolino nuovo comprato da pochissimi soldi, era in offerta questa acqua fresca 99 centesimi, comprato proprio per uso casalingo, quindi ci pulisco l'argento o ci pulisco ad esempio le fessure diciamo dei lavandini per rimuovere il calcare, e semplicemente appunto vado a pulire bene sia i vari charms che il bracciale stesso, proprio diciamo il bracciale, ecco. Volevo farvi vedere com'è già bello lucido stando solamente immerso con acqua fredda e sapone per i piatti. Vedrete adesso che faccio tutta questa pulizia come verranno belli.
avete visto, non erano anneriti, però comunque erano sporchi, è fuoriuscito dello sporco e quindi insomma ci tengo a tenerli puliti. Questa operazione qua, tra l'altro, con lo spazzolino toglie anche tutti gli eventuali residui di polvere presente magari nelle fessurine, come in questo caso ad esempio di questa coppia di sposini degli Charm. Quindi è comunque molto importante farla per non rovinare proprio, ecco, i vari Charm. Adesso non lo rimergo qua perché c'è l'acqua sporca, lo tengo da parte e poi lo immergiamo nell'acqua pulita rimasta nel pentolino. Faccio questa operazione per tutti e tre i bracciali e poi appunto proseguiamo con il resto. Come avete visto, ho pulito tutti e tre i miei bracciali e vorrei farvi vedere, se riesco, la sporcizia, vedete, è depositata sul fondo della ciotola. Quindi, come vedete, con due prodotti banalissimi ed economici, un po' di acqua fredda e del sapone per i piatti, vedete che si muove lo sporco, riusciamo a pulire i nostri bracciali Pandora senza dover acquistare i kit che ci propongono loro, che sono costosi e alla fine fanno esattamente la stessa cosa. Adesso prendo il pentolino dove è rimasta l'acqua che non ho utilizzato prima, li rimmergo in modo che si tolgano tutti i residui di sapone eventuali e di tutte, diciamo, le incrostazioni che abbiamo tolto con lo spazzolino. Li rimmergo e molto semplicemente, prendendone uno alla volta, con un panno o in cotone o in microfibra come questo, li vado ad asciugare. Anche se vi do un piccolo consiglio, un piccolo tips, non andate a riporli subito anche se li asciugate, ma lasciateli comunque fuori, magari sul vostro comodino, sul vostro comò, insomma dove siete, dove volete, ecco, e comunque ancora almeno un paio di ore, in modo che si asciughino bene bene all'interno, soprattutto diciamo delle fessure dei charms. Perché in questo modo voi andate ad asciugare il bracciale e i charms esteriormente, ma non riuscite ad asciugarli completamente all'interno. Quindi per far sì che l'acqua non vada a ricreare quella patina che si crea sui bracciali a contatto con l'acqua, con l'aria, con il sudore, e quindi l'operazione che avete fatto finora risulti inutile, mi raccomando, lasciateli fuori. Io ad esempio li lascerò in camera sopra un panno, esattamente messi così, per un paio di ore. Ecco, volevo farvi vedere la lucidità di questo bracciale, come è venuto pulito. Passano gli scooter e io ho la finestra aperta. Vedete? Perfetto. Sembra praticamente nuovo, appena comprato. Faccio la stessa operazione anche con gli altri due bracciali, così li abbiamo puliti tutti. Ecco qua, nel frattempo ho anche riaperto il mio bracciale per inserire il charm che avevamo tolto, che semplicemente pulisco con il panno in microfibra o cotone in questo modo, da lucidare quindi le parti esterne in argento e non far penetrare acqua. Reinserisco il charm che era prima, perché io ho un ordine speciale dei miei bracciali, chiudo ed ecco qua. Come vedete, tutti e tre i bracciali adesso sono completamente puliti, belli lucidi, guardate un po' se non sembrano nuovi, cioè veramente fantastico. E come avete visto, abbiamo utilizzato dell'acqua e del banalissimo sapone per i piatti con l'ausilio di uno spazzolino da denti. Lo stuzzichino mi è servito per aiutarmi semplicemente ad aprire la chiusura di questo bracciale per inserire questo charms, perché con le unghie in gel non riesco. Ed ecco, come avete visto, è veramente facile, banale, economico, ci mettete veramente in tutto 10 minuti, perché il tempo che preparate il tutto, immergete i bracciali nell'acqua, li lasciate agire 5 minuti e poi andate a sciacquarli, ad asciugarli per bene con un panno o in cotone o in microfibra, non prendete fibre strane, fibre sintetiche che potrebbero rovinarli. E il gioco è fatto, li lasciate poi appunto fuori almeno un paio d'ore in modo che si asciughino bene all'interno
diciamo, dei fori dove andate a inserire i charms nel bracciale, altrimenti l'operazione che avete fatto non serve, perché vi ricordo che l'acqua, l'aria rovina l'argento, ovvero crea quella patina che li rende opachi e spesso anche scuri, e quindi tutto questo bel lavoro che avete fatto non serve. Quindi li lasciate fuori ad asciugare e il gioco è fatto. Quindi diffidate di tutti quei prodotti che vi vogliono propinare ogni volta che andate a acquistare da Pandora, il kit pulisce argento, questo e quell'altro, perché basta veramente poco, cose che abbiamo tutti in casa, cose economiche, quindi assolutamente senza spendere altri soldi di un kit che usate magari una volta e poi non usate più. E quindi questo è quanto. Mi raccomando, se il video è stato utile e vi è piaciuto, condividetelo, così che possiamo aiutare anche altre persone a pulire i loro bracciali Pandora o comunque anche tutto l'argento, perché potete pulire l'argento esattamente così, che siano anelli, bracciali, non Pandora, collane, orecchini. E naturalmente, se non siete ancora iscritte, mi raccomando, ricordate di iscrivervi al canale, attivate la campanellina e lasciatemi un pollicino in su per supportarmi come content creator e soprattutto per supportare il mio canale. Se poi volete anche aiutarmi a far crescere il canale, volete offrirmi un caffè virtuale sulla piattaforma Ko-fi, vi lascio il mio link di Ko-fi qua sotto e sarete naturalmente ringraziate pubblicamente nel mio prossimo video qualora decideste di offrirmi un caffè. Io vi saluto e alla prossima. Ciao!